Come non commuoversi quando un nuovo periodico arriva in edicola e ripropone Gigrobot e Goldrake in copertina o Kenny il guerriero. I primi due numeri di questa rivista sono spettacolari, dallo speciale dedicato al grande Gonagai sul primo numero a quello dedicato a Rumiko Takahashi, la creatrice di Lamù, Cara Dolce Kyoko, solo per citare alcune sue creature. Interviste, recensioni e collezionismo si susseguono tra le pagine di un prodotto editoriale notevole che fa amare ancora di più il mondo dei manga e degli anime, anche attraverso accurate analisi quasi da antropologia culturale. Veramente complimenti ad Alessandro Agnori, CEO di Sprea Editori.